In diretta da Casa Sanremo per Book Sprint Edizioni siamo qui con uno dei nostri autori, Raffaele Imparato, autore di questa raccolta di versi con la tecnica del limerick. Allora, si titola Sense non sense limericks all'italiana. Innanzitutto, che cosa prevede questa struttura metrica del limerick? Sì, ha detto bene, una struttura metrica perché segue una regola semplicissima di alternanza di rime, in particolare con la struttura AABBA, nel senso che i primi due versi finiscono poniamo in ina, il terzo e il quarto verso finiscono in one e l'ultimo verso deve ritornare alla rima ina. Questa è la struttura. Il componimento è stato creato da uno scrittore vignettista, poeta inglese che si chiama Edward Lear, che è nato in Inghilterra, però ha girato molto in Italia e, curiosità, visto che siamo a Sanremo, informo che è morto a Sanremo dopo aver vissuto gli ultimi 18 anni della sua vita. Il componimento fu da lui inventato per trastullare, per intrattenere i figli di un nobile inglese che lo aveva chiamato per fargli fare una specie di diaio, di precettore dei figli. Così lui inventò questi nonsense, cioè un insieme dei cinque versi, i cui primi due sono dedicati a descrivere il soggetto o l'oggetto del componimento. Il terzo e il quarto a evidenziare un'azione fatta da questo oggetto o soggetto, e l'ultimo ritorna sul soggetto o l'oggetto per rappresentare la differenza, l'azione che aveva provocato questo soggetto rispetto all'effetto che aveva potuto avere rispetto ai lettori. Solitamente il senso non senso è intrinseco, se si vuole lo si trova. Ecco, Edward Lear ha inventato il nonsense. Io ho aggiunto il sense perché ho voluto dare ad alcuni miei componimenti la possibilità di essere svelati dal lettore, più o meno attento, più o meno interessato alle vicende di quello che si narrava. Quindi in alcuni chi vuole può trovare un significato, poi non tanto recondito, in quello che ho scritto. Qualcuno anche a sfondo politico, ma bisogna andare a cercarlo. Lo si trova. Lo si trova se lo si vuole. E allora ne parleremo poi, ma non soltanto versi, anche disegni, anche schizzi. Come mai questo abbinamento? Ecco, dicevo, qui io devo confessare che ho copiato Edward Lear, che nel suo più famoso libro di Nonsense ha lui stesso illustrato ciascun suo componimento con delle vignette. Io l'ho voluto fare, ma siccome non sono anche disegnatore, ho affidato la redazione di questi schizzi a un giovanissimo incisore di Lodi, che è stato bravo con la matita a illustrare quello che io gli ho chiesto. Io ho chiesto per ogni oggetto o soggetto, fammi uno schizzo che immediatamente dia l'immagine di quello che il lettore ha trovato o troverà, perché qualcuno guarda prima lo schizzo e poi legge, altri fanno il contrario, quindi è a disposizione, a seconda dell'impulso, la comprensibilità cognitivo del momento. E a proposito di quello di cui dicevamo prima, del senso non senso, di trovarlo o non trovarlo, cito questo verso limerick. Un giovane bamboccio sorridente ambiva a diventare presidente, di cosa tuttavia lui non sapeva, ma tutti di faceva e disfaceva. Giovane era ed era già perdente. Questo è un chiaro riferimento a quello che potrebbe essere la politica italiana, ma ce ne sono anche altri, e lì il senso va vissuto e veduto in maniera leggera, in maniera un po' più, diciamo, sottile rispetto a fatti che possono essere evidentemente palesati nella nostra società. Allora, in linea generale, ho anticipato prima
l'intento dell'inventore, che era quello di divertire, di far sorridere i giovani. Anche il mio intento è stato quello di far sorridere qualcuno, e oggi ce n'è tanto bisogno, di la verità. Che poi in qualcuno, lei ne ha letto uno, ma ce n'è almeno un altro, dietro il quale, o ha letto il quale, qualcuno può intravedere un significato, come dicevo prima, recondito ma non troppo, cioè un senso dell'apparente nonsense. Questo è vero, lei lo ha trovato, lo ha individuato, senza fare nomi, diciamo che si riferisce a un politico vivente. E non solo. Una domanda, come nascono questi versi? C'è una certa difficoltà nel trovare un non senso solitamente siamo abituati a scrivere versi che abbiano un senso o che vogliano andare da qualche parte in particolare. C'è una maggiore difficoltà nel trovare dei versi che non devono avere apparentemente un senso, ma che invece poi ce l'hanno? La ringrazio per questa domanda, perché mi dà l'occasione di confermare quello che lei pensa, o quello che lei ha espresso poc'anzi. Quello che scrivere per divertire senza dare senso alle cose è molto più difficile che dare senso. Dare senso significa semplicemente raccontare quello che è la realtà, oppure qualcosa che si inventa ma che corrisponde più o meno a qualcosa che può essere verosimile se non reale. Scrivere di non senso non è facile, ci vuole una certa inventiva, un certo coraggio anche, e una certa irresponsabilità, doti di cui mi vanto di avere, soprattutto l'irresponsabilità. Una domanda sulla copertina, sì. Questa che cos'è? È una cerniera, e questo lo vediamo, questo che cosa può essere considerato? Allora, la copertina... Anche per questa domanda la ringrazio, perché mi accara come significato. Non è mia, naturalmente, è stata opera di un grafico della Booksprint. Quando me l'ha proposta ho subito detto che andava bene, perché rappresenta quello che io... Il titolo del libro, anzitutto, è quello che ho voluto scrivere, cioè un uovo che si apra con una cerniera, con una chiusura lampo, è già un non senso. E che dall'uovo poi esca non un pulcino, ma addirittura una penna da uccello adulto, anche questo è un non senso. Quindi il giusto connubio per descrivere qualcosa che potrebbe e non potrebbe avere senso. Quindi si sta sul confine. E pensare un po' all'assurdo anche. Ecco. Sì. All'assurdo. Alcuni non senso possono anche avere una linea poetica, ma questa la si cerca come quel significato recondito di cui parlavamo prima. Se si cerca la vena poetica, la si trova, e questo dipende dalla sensibilità di ciascuno di noi. C'è qualcosa che l'ha spinta a scrivere esattamente in questo modo? Devo a questo punto dire qualcosa di me che forse è superflua per chi ci ascolta in questa occasione, ma la devo dire come premessa alla risposta che dovrò darle. Io scrivo da parecchio tempo componimenti in versi, non oso chiamarle poesie perché essere poeti è tutt'altra cosa, ma scrivo componimenti in versi in lingua italiana e in lingua napoletana, o meglio, in dialetto meglio. O in dialetto napoletano, come alcuni definiscono. Non c'è ancora unanimità di sentimento in questa definizione. Quindi scrivendo questo ero già e sono già predisposto a scrivere in versi. L'incontro con il libro di Edward Lear mi ha consentito di intuire nella mia fantasia la possibilità di scrivere dei nonsense. Ecco, ci sono riuscito? Non lo so. Questo sta a chi legge dirlo. Io mi sono divertito e spero che altrettanto facciano chi legge, chi leggerà. E soprattutto io credo che per questa tipologia di libro, senso, nonsense, divertirsi è la condizione sine qua non. Quindi
Credo che almeno da quella poesia che ho letto, il cui significato era recondito, ma non tanto recondito, ci sia riuscito anche con me. Quindi grazie per essere stato con noi e per aver scritto questo libro. Ce ne sarà un altro? Ci saranno altre raccolte di senso non senso? Di senso non si può darsi, perché oltre i 65 che sono raccolti in questo libretto, ce ne sono già altri, quelli scritti successivamente. Quindi quando verso i 90 anni ne scriverò altrettanti, faremo un'altra edizione. Grazie per essere stato con noi, ringraziamo Raffaele Imparato, autore di Senso non senso, Limericks all'italiana. Grazie a voi.